Oggi è domenica 31 maggio e siamo qui nel nostro orto biologico e come promesso vi sto mostrando come sta procedendo la coltivazione dei pomodori, delle melanzane, dei peperoni. Ecco qui, queste sono le ultime, cioè oddio, non proprio le ultime, perché poi nel frattempo abbiamo messo degli altri. Vedete le piantine come si sono riprese? Queste erano quelle che si vedevano filate con le foglie gialle. Adesso il colore è completamente cambiato. Ecco qui. E questo è il filaro dei nostri pomodori. Adesso andiamo a vedere gli altri. Eccoci qua. Da premettere che c'è stata una settimana che ha tirato un vento bestiale, una cosa pazzesca. Terreno sempre quello, eccolo qui, lo vedete, le nostre carissime bellissime zolle. Abbiamo già i primi pomodori. Adesso arriviamo agli altri filari. Quest'orto è totalmente bio, qui non viene dato né rame né zolfo, diamo solo dell'humus liquido. Vedete le foglie che il vento ha portato via, ce ne sono parecchie a terra. Allora, queste sono le nostre piante di melanzane, si stanno riprendendo. Andiamo al pomodorino ciliegino. Ragazzi, è uno spettacolo. Vedete quanti fiori? Sono i primi pomodori. Queste sono delle piantine che... Allora, questo è il pomodoro rosato argentino. Qui invece abbiamo messo alcune piantine nuove perché una cinquantina di fallanze c'erano e quindi abbiamo riempito, tappato i buchi. Questi sono i peperoni, corno di bue e corno di capra. Ecco le piante come si stanno formando. Queste
questa è una falnanza che è stata rimessa. Qui ci ho messo un quadrato giallo perché non ho trovato lo stesso tipo. Anche queste tre qui avanti sono quadrato giallo. E adesso arriviamo a loro. Eccoli qua. Il campo è spettacolare. E queste sono le piante di peperoni come si stanno presentando. Voi non potete immaginare, ma è strapieno di fiori. Ecco qui, vedete quanti fiori. Adesso vediamo gli ultimi. Eccoli qua. Vedete come si sono formati. Questa è un infestante. Via. Queste a giorni saranno rincalzate, così eliminiamo anche l'erba. E questi sono i nostri campi in biologico. Questo invece vi faccio vedere come sono diventate le zucchine, i caroselli e i girasoli. Ecco qui. Queste sono le piante. Buon humus a tutti.